First revolution in the history of mankind that truly reversed the course of government and with three little words. We the people. We the people tell the government what to do. It doesn't tell us. We the people are the driver. The government is the car and we decide where it should go and by what route and how fast. Almost all the world's constitutions are documents in which governments tell the people what their privileges are. Our Constitution is a document in which we the people tell the government what it is allowed to do. We the people are free. This belief has been the underlying basis for everything I've tried to do these past eight years. But back in the 1960s, when I began, it seemed to me that we'd begun reversing the order of things. That through more and more rules and regulations and confiscatory taxes, the government was taking more of our money, more of our options, and more of our freedom. Giorgia Meloni, Presidente dei Fratelli d'Italia, bentornata. Buonasera. Direttore del Tg2 Gennaro San Giuliano. La squadra è questa. Perché abbiamo deciso di iniziare con le parole di Ronald Reagan, il quarantesimo presidente degli Stati Uniti, un repubblicano amato dai democratici, perché sono parole ancora molto attuali e molto lontane dalla narrativa della destra che invece sentiamo a cui siamo abituati, sentiamo in questi giorni. Lei ci si ritrova mi ci ritrovo infinitamente. Particolarmente in questo tempo della storia della politica italiana. Perché quando Reagan dice con la, con la nostra Costituzione siamo noi il popolo che diciamo al governo quali sono i limiti entro i quali il governo può operare è una cosa molto diversa da quella che noi abbiamo visto negli ultimi anni, in particolar modo qui in Italia è secondo me la lettura corretta di che cosa siano le istituzioni, no? Cioè le istituzioni non sono una proprietà di chi ci vive, le istituzioni sono uno strumento attraverso il quale i cittadini. Cercano di, eh, diciamo, di essere rappresentati. Vede, noi usciamo da una legislatura nella quale abbiamo avuto non lo so, un presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che il sabato sera, puntualmente all'orario dei TG, faceva una conferenza stampa per spiegarti quali, quali erano i tuoi diritti costituzionali, che è una cosa molto diversa da quella che abbiamo visto nelle parole di Ronald Reagan. Ecco, vale la pena ricordarlo perché diciamo, mh, mh, alcune cose. Secondo me alcune regole fondamentali della nostra libertà in questa, in questa legislatura sono state, vogliamo dire, stropicciate eh? e bisogna rimettere le cose a posto. È la ragione per la quale, diciamo come principio di fondo in questa campagna elettorale di Fratelli d'Italia, noi abbiamo tentato di dire che la nostra grande rivoluzione è quella di ricostruire il rapporto tra lo Stato e i cittadini. Una stirata pari insomma. pari dignità tra lo Stato e i cittadini. Pari dignità tra lo Stato e le imprese, pari dignità tra lo Stato e le famiglie. Noi non siamo sudditi, noi siamo cittadini liberi in una democrazia e lo Stato così si deve comportare. Direttore. Eh, Presidente, eh, oggi hanno creato un certo scalpore le parole della Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che poi in parte sono state corrette. Lei ha detto abbiamo gli strumenti di intervenire se in Italia accadesse qualcosa. Di stanno poi questa, eh, questa affermazione è stata smentita. Molti l'hanno criticata. Anche i suoi avversari politici hanno criticato Ursula von der Leyen perché in questa affermazione a poche ore dal voto è stata vista, come dire, un'ingerenza negli affari interni italiani e nella sovranità del popolo italiano. Guardi, fosse un'ingerenza nella sovranità italiana sarebbe una roba gravissima, ok? Gravissima. La von der Leyen ha corretto o ha, diciamo, dato un'interpretazione diversa di queste sue parole, francamente dal mio punto di vista un tantino azzardate. Dicendo che invece no, lei non parlava assolutamente delle elezioni, mi pare in ogni caso che in questa campagna elettorale ci siano state alcune uscite di alcuni commissari europei un tantino fuori le righe, perché bisogna ricordare che la Commissione europea è l'organo di governo delle istituzioni europee, non è un organo di partito. Se è corretto che i partiti nel Parlamento europeo dicano che cosa pensano di quello che si muove nella politica europea non è corretto che commissari che dovrebbero rappresentare anche me per capirci si permettano di dire alcune cose che ho sentito in queste elezioni il che però secondo me toglie soprattutto autorevolezza alla commissione cioè vuol dire non capire il proprio ruolo vuol dire dare un'impressione della commissione europea diciamo di una ingerenza o di una andare oltre quelle che sono le proprie competenze, che secondo me non aiuta la serietà e la credibilità delle istituzioni. Ma credo anche, guardi, direttore, che sia frutto di... della campagna che ha fatto la sinistra. Cioè, noi abbiamo passato tutta la campagna elettorale con una sinistra che chiamava in giro per il mondo per dire: guardate, signori, qui ci voglio... non ci vuole votare nessuno, citate una mano. Cioè Enrico Letta è andato 5 giorni fa, 4 giorni fa, in Germania con la quale Germania noi abbiamo il problema del tetto al prezzo del gas, a dire al partito del cancelliere tedesco «Vi prego, potete dire voi agli italiani che io sono meglio della Meloni?» E loro hanno, fatto, hanno detto esattamente questo. Così come io ho sentito Di Maio dire «Ministro degli esteri italiano, pagato con i soldi degli italiani, che dice se vincesse il centrodestra l'Italia scatenerebbe una guerra economica». Ma vi rendete conto della gravità di esponenti pagati dagli italiani? per tentare di gettare discredito su questa nazione sperando di ravanare qualche piccolo consenso. È un modo totalmente diverso da quello che, io, che ho io di, di interpretare e che abbiamo noi di interpretare il nostro ruolo, perché guardi, l'ho detto tante volte, io sono Presidente dei Conservatori Europei da due anni. Prima dell'inizio di questa campagna elettorale non avevo mai fatto un'intervista alla stampa straniera. Sa perché? Perché io ero all'opposizione al governo avrei dovuto parlare male del governo italiano e non vado a parlare male del governo italiano sulla stampa straniera però questo noi perché siamo patrioti gli altri evidentemente antepongono il loro interesse a quello della nazione allora, è l'ultimo appuntamento, questo, quindi si chiude qui la campagna elettorale. La fatica se è finita. Dio va bene. È stato detto: sia sicuramente... uguale, ci siamo arrivati vivi. Allora, sicuramente è stata una campagna elettorale molto impegnativa, al di là del dato politico di cui parleremo tra poco. Ma avete incontrato tante persone. Che cosa vi hanno chiesto in particolar modo e quali sono le loro preoccupazioni? Ma le loro preoccupazioni sono soprattutto preoccupazioni di carattere economico. In questa fase penso che tutti quanti siamo stati raggiunti dalle fotografie. Delle bollette, no? con i rincari incredibili. E quindi questo è sicuramente il tema che ha dominato questa campagna elettorale. Noi siamo stati in tutte le piazze d'Italia. Io sono stata in, in, in tutte le regioni italiane in 20-25 giorni. Le nostre piazze sono state sempre gremite. E questo mi ha fatto molto piacere perché l'impressione che ho avuto è che, al di là del racconto che si faceva in una campagna elettorale oggettivamente molto brutta, molto violenta, in cui diciamo, la sinistra è uscita un po' fuori di testa. Come sempre, quando arriva la democrazia. Invece, io ho visto tanta gente che voleva capire, che voleva ascoltare, che non si, fa, non si faceva mediare il messaggio, no? Ok, dicono che Fratelli d'Italia sono pericolosi, mostruosi. Andiamo a sentire che cosa dicono. E, e questo è bello perché vuol dire che c'è molta più consapevolezza di quella che nei cittadini, di quella che un certo mainstream si aspetterebbe. <coughs> e credo. Che uh, uh, sia diciamo, fondamentale nella, nella, nello svolgimento della democrazia perché ovviamente noi abbiamo sentito per anni parlare nei salotti televisivi, nei palazzi, eccetera. Ma domenica parlano gli italiani e io dico sempre: tanto andate a votare perché questo fatto che i politici sono tutti uguali, tanto non cambia niente, tanto sono tutti ladri. Non è così. La classe politica è lo specchio della società che rappresenta. Dire che sono tutti ladri o che sono tutti fannulloni equivarrebbe a dirlo dell'Italia intera. Io non lo credo. Il punto è quando arriva la democrazia sai scegliere o non sai scegliere chi merita e chi non merita. Domenica, domenica è il giorno in cui si decide questo. Direttore, senta presidente, il sistema delle imprese è centrale per l'economia del nostro paese, perché quel poco di benessere che abbiamo costruito negli anni 50-60 lo dobbiamo a tante persone che da artigiani, con il loro lavoro, con la loro inventiva, con quello che io definisco il genio italico, hanno trasformato materie prime in prodotti di successo. Però questo sistema delle imprese spesso viene minacciato. Voi avete fatto una proposta molto operativa, se ce la spiega per favore, quella che più assumi, meno più paghi. Assumi, meno paghi. Allora, guardi, la ringrazio per questa domanda, direttore, perché intanto cerchiamo diciamo, di, spiegare alcune, di fare controinformazione rispetto a cose che ci sono state raccontate negli ultimi anni. Noi usciamo da una, da una legislatura nella quale ci è stato detto che con un decreto si aboliva la povertà, ci è stato detto che con un decreto si faceva il lavoro, ci è stato detto che con un decreto si faceva la crescita. Ora, sgomberiamo il campo: lo Stato non fa crescita, okay? lo Stato non crea ricchezza, la ricchezza la creano le imprese con i loro lavoratori. Lo Stato può eventualmente, ha come compito, redistribuire la parte di quella ricchezza che è introita e che gestisce, ma quello che deve fare lo Stato è non rompere le scatole. Non disturbare chi vuole fare, non disturbare chi vuole lavorare, non disturbare chi vuole assumere. Noi abbiamo uno Stato che ha fatto di tutto per mettere i bastoni tra le ruote alle imprese italiane. E questo è incredibile perché noi ci confrontiamo con sistemi nei quali, penso a quello francese, lo Stato è a fianco delle aziende anche per aiutarle a entrare negli altri mercati. Qui da noi prima devi superare diciamo, lo scoglio dello Stato e poi forse puoi competere all'estero. Allora noi abbiamo un'infinità di proposte da questo punto di vista che riguardano ovviamente tutto il tema del taglio della burocrazia, la questione della giustizia, che riguardano una serie... Di, di, di paletti che sono stati messi, di lacci, lacciuoli che sono totalmente uh, uh, inutili, anzi che creano un, un sacco di, 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 uh, diciamo di dispendio di energie, dopodiché credo che la, il tema della tassazione sia un tema centrale. E penso, punto primo, che noi dobbiamo tagliare il cuneo fiscale, perché hai voglia parlare... Della, della legge sul salario minimo. La principale ragione per la quale in Italia i salari sono bassi è che la tassazione è al 46,5%. Quindi, mi do come obiettivo di legislatura, nel caso in cui fossimo, andassimo al governo, quello di tagliare di 5 punti il cuneo fiscale sui redditi più bassi, quindi fino a 35 mila euro, due terzi lato, la, lato lavoratore e un terzo lato azienda. E poi, quest'altra vicenda del più assumi meno paghi. Anche qui, mezzo passo indietro, ci metto 30 secondi. Noi siamo abituati a un sistema nel quale quando aumentava la produzione aumentava anche l'occupazione. Oggi non è più così. Oggi non sempre quando aumenta l'occupazione aumenta l'occupazione e quindi la ricchezza si distribuisce. Infatti la ricchezza si sta verticalizzando. Noi abbiamo, le grandi multinazionali del web hanno un fatturato che è superiore al prodotto interno lordo di intere nazioni e una quantità di dipendenti in rapporto a quel fatturato che è bassissima. Quindi credo che si debba incentivare ad assumere a parità di settore. Perché questo costa meno. Quindi la proposta che facciamo noi è: più è alta l'incidenza di manodopera che hai in rapporto al fatturato, meno tasse devi allo Stato. Cioè, a un certo punto de, de, delle tue scelte ti conviene assumere, perché Incessivo. assumendo tu produci di più, perché gli stessi soldi invece di darli allo Stato li metti nella tua azienda. Ed è uno dei grandi obiettivi che ci diamo, ma penso che dall'inizio, per esempio, da subito, si potrebbe fare: vorrei fare una tassa, vorremmo fare una tassa piatta al 5% su tutti i premi di produzione e gli straordinari, esattamente come vorremmo fare, una tassa piatta al 15% su quanto si fattura in più rispetto all'anno precedente. Lo accennava prima, è un autunno che ha iniziato con molte preoccupazioni, sia per le famiglie che per le imprese, le bollette sono eh, veramente al centro dell'attenzione di tutti e della preoccupazione di tutti. Eh, sarà la prima emergenza che il prossimo do governo dovrà affrontare. Se fosse lei, voi avete già fatto delle proposte, come se ne esce? Guardi, se ne esce soprattutto con due misure, che sono il tetto al prezzo del gas e il disaccoppiamento tra il prezzo del gas. E quello dell'elettricità perché? Perché noi possiamo anche continuare a mettere soldi. Il governo, ha appena messo, il governo Draghi ha appena messo 30 miliardi, non bastano. I soldi ce li sta fregando la speculazione. Cioè, non è che il prezzo delle bollette è salito perché non lo so, la Russia ha aumentato i prezzi. No, la Russia ci gioca ovviamente, fa un gioco di apertura e chiusura dei rubinetti. Ma è la speculazione che sta facendo salire il prezzo. Ci sono grandi player nella borsa di eh, eh, Amsterdam in Olanda che decidono che, poiché, semplifico, eh il loro rischio aumenta, allora il prezzo del gas lievita. Questo significa che noi non dobbiamo, secondo me, tanto chiederci quanti altri soldi ci possiamo far fregare dalla spe speculazione magari indebitando i nostri figli, ma dobbiamo chiederci come facciamo a fermare la speculazione. La speculazione si ferma con il tetto al prezzo del gas, sul quale c'è, come voi sapete, un'opposizione della Germania e dell'Olanda, particolarmente in Europa. Io sono ottimista sul fatto che ci si riesca. Soprattutto se non dovesse andare al governo la sinistra, perché ovviamente il che va da, da questi della SPD, dai, dai signori della SPD, a dire: fatemi questa cortesia di dire che sono più bravo della Meloni, si è già indebitato e quindi difficilmente porterà a casa anche il tetto al prezzo del gas. Dopodiché, però, a livello nazionale, se non lo facesse l'Europa subito, l'altra misura si può portare avanti, che è quella del disaccoppiamento tra prezzo del gas e prezzo delle altre fonti energetiche. Anche qui, molto velocemente, noi abbiamo per convenzione tutte le fonti di energia con misurata al prezzo del gas. Se io produco da rinnovabili, lo pago quanto pago il gas. Serviva per incentivare eh, l'investimento sulle rinnovabili, ma oggi è una follia. Disaccoppiando questi due prezzi, le bollette non dico che si dimezzano, ma calano di parecchio, perché se io avessi un operatore che mi porta l'elettricità dentro casa che è per 50% da termoelettrico, cioè da gas e per 50% da rinnovabili, Termoelettrico mi costa 700, ma le rinnovabili mi costano 100. Quindi disaccoppiando 400 è la media, non è 700 quanto lo stiamo pagando adesso. Dovrebbe farlo l'Europa, questo si può fare a livello nazionale da subito, costa più o meno 3-4 miliardi. E in teoria noi l'abbiamo già fatto approvare dal Parlamento con un ordine del giorno di Fratelli d'Italia lo scorso mercoledì, direttore. Questa campagna elettorale ha avuto delle punte di veleno. L'intervento di Emiliano, come lo vogliamo definire? Il rituale un po' pesante. E poi dopo ci sono state alcune provocazioni quando lei ha tenuto legittimamente i suoi comizi in piazza. Qual era l'obiettivo secondo lei? L'obiettivo era spaventare, l'obiettivo era incattivire. Guardi, io devo dire la verità, mi pare che quando è arrivata questa campagna elettorale la sinistra abbia gettato la maschera. Loro hanno perso la testa, cioè quando è arrivata la democrazia loro hanno perso la testa hanno gettato la maschera e si sono rivelati per essere un... estremisti, violenti, oggettivamente mistificatori, le menzogne che ho sentito, le cattiverie che ho sentito, assolutamente fuori luogo per quello che mi riguarda. Io sono una persona che non le manda a dire, per carità, non si può dire, ma non troverà mai i toni che io ho sentito verso di noi in questa campagna elettorale. Perché la sinistra era così nervosa? L'ho detto, perché hanno paura di perdere un sistema di potere. Che è l'unica cosa che gli è rimasta, che è l'unica cosa che l'ha tenuto in piedi. Loro hanno paura di un'Italia del merito, hanno paura di un'Italia nella quale diciamo hai, perché è l'Italia che vorremmo costruire noi, hai in base a quello che vale e non in base a di chi sei amico, perché questa è un'Italia nella quale di chi sei amico finora ha contato di più di quanto valevi. E credo che questo sia il nervosismo. Però voglio dirle una cosa, guardi, abbiamo risposto con grande responsabilità. Io ho fatto almeno sei comizi in cui in mezzo al popolo di Fratelli d'Italia che era venuto ad ascoltare quello che dicevo c'erano le solite frange, i centri sociali, questi qui che ci insultavano. Non, non ha mai risposto nessuno alle provocazioni. Vuol dire che c'è una grande consapevolezza nel popolo di Fratelli d'Italia. E devo dire che mi ha fatto eh, sorridere quando l'altro giorno dopo che io ho denunciato perché temevo che prima o poi insomma, potesse esserci qualche ho problema ovviamente, ovviamente avrebbero detto che la colpa era nostra ho chiamato il ministro Lamorgese e ho detto scusate io vorrei fare la mia campagna elettorale senza rischiare che, eh, che, che, di avere problemi quindi va bene le contestazioni ma se possiamo almeno evitare che le persone finiscano dentro la piazza tra i sostenitori dei Fratelli d'Italia perché se poi qualcuno dovesse eh, diciamo, innervosirsi io non voglio problemi, non voglio responsabilità Fateli contestare, ma fateli contestare diciamo, a, a, in fondo alla piazza, insomma non in mezzo. È accaduto così a Palermo, cioè questi dei centri sociali sono venuti anche a Palermo, a Palermo gli hanno detto guardate contestate la Meloni da qui, tanto li, li sento uguale, insomma e io non ho problemi, ho una vita che mi contestano, finché anzi mi contestano i centri sociali so che sto facendo bene il mio lavoro, e loro hanno deciso di no, hanno deciso che dovevano rompere il cordone della polizia. Ci sono stati problemi e il giorno dopo... Nel, nel mainstream della sinistra il problema era che questi ragazzi non erano riusciti a interrompere il comizio dei fratelli italiani. Allora mi devono, mi devono spiegare dove sta la democrazia. Cioè la democrazia che io non posso fare la mia campagna elettorale perché non sono del PD. Perché lei capisce che comincio a, a essere preoccupata dei metodi, dei concetti, delle tesi surreali che leggo, eh, eh, che, che leggo da parte di quelli che poi mi vengono a spiegare che loro sono la parte responsabile della società. Che cosa si cercava? L'incidente? Si cercavano i problemi, si cercavano gli scontri di piazza, perché noi non abbiamo reagito alle provocazioni, ma di provocazioni ce ne sono state ogni giorno, direttore. E l'Italia credo abbia visto dove stavano quelli che parlavano dei problemi dei cittadini e dove stavano quelli che parlavano di noi, perché sui problemi dei cittadini oggettivamente non avevano molto da dire. Mi leggo a questa sua risposta, perché in tutte le grandi democrazie occidentali è insita... La nozione dell'alternanza, okay? dell'accettazione pacata delle decisioni del corpo elettorale, ossia chi vince e governa e chi perde va all'opposizione. Lei, eh, semmai pensa a una possibile rivincita, no? lei è pronta sia a governare che a restare all'opposizione? Io all'opposizione, ci sono stata una vita, si figuri se è una cosa che non sono preparata. la diciamo. L'ho fatto anche con, io dire, con dignità, io credo che anche il ruolo dell'opposizione sia un ruolo importantissimo in democrazia. Eh, ho detto quando no, si trattava di decidere se entrare o meno nel governo Draghi, che, secondo, insomma, che tra, tra le ragioni per le quali avevo scelto di stare all'opposizione c'era anche questo. Cioè non sarei comunque andato al governo col PD e con i 5 Stelle, come ho sempre detto, ma avere una democrazia senza un'opposizione è una cosa insomma. Mh, mh, mh. Pesante, ecco, quindi il ruolo dell'opposizione serve. Dopodiché, se invece gli italiani decideranno che dobbiamo andare al governo, andremo al governo per fare le cose per le quali gli italiani ci hanno mandato al governo. Perché noi siamo gente democratica. Il problema mi pare anche qui che stia un po' più dall'altra parte, dove ho sentito tesi molto bizzarre in questa campagna elettorale, tipo non basta vincere le elezioni per avere il diritto di governare, addirittura in un programma del servizio pubblico qualche sera fa... Bernard Henri Lévy, questo eh, illuminato filosofo francese, scrittore francese, ci è venuto a spiegare che il suffragio universale in realtà è una mh, stupidaggine, perché se i cittadini scelgono centrodestra, quella scelta non è rispettabile e quindi non va rispettata. Ci dovrebbe anche spiegare quindi questo che cosa significa, no? Però lei capisce: la tesi del PD è: se tu vinci le elezioni ma non sei del PD, non hai il diritto di governare, se tu perdi le elezioni ma sei del PD, Devi governare, non lo so, mettiamolo direttamente in Costituzione, governa il PD, però è un'altra cosa rispetto alla mia idea di democrazia. Quindi io eh, credo che la base della democrazia sia, ho un programma, se ho la maggioranza per realizzare quel programma, la mia responsabilità è realizzare quel programma, perché altrimenti non esiste la democrazia. Lo dico anche in riferimento alle riforme costituzionali, perché io ho detto vorrei una riforma presidenziale dello Stato, sta nel programma del centrodestra. Se gli italiani ci daranno la maggioranza per fare quella riforma, vuol dire che la democrazia chiede che si faccia una riforma. Costituzionale in senso presidenziale, semipresidenziale. E io ho detto alla sinistra facciamola insieme. Loro hanno detto no, noi non siamo d'accordo quindi tu non la puoi fare. Che è un po' curioso per gente che ha fatto la riforma pessima del titolo V, votandola due giorni dal voto con tre voti di scarto. Spiegare che a maggioranza non si fanno le riforme costituzionali. Diciamo che sta per finire l'Italia nella quale chi è di sinistra ha più diritti degli altri. Costruiamo una bella Italia nella quale in democrazia tutti hanno gli stessi diritti e le stesse responsabilità. Direttore. Lei potrebbe essere il primo presidente del Consiglio donna della storia repubblicana. È un riscatto per tutte le donne italiane? È un riscatto per un sacco di gente, direttore. È un riscatto per un sacco di gente, non solo per le donne, è per un sacco di gente che in questa nazione ha dovuto per decenni abbassare la testa. È un riscatto per le persone normali che la vedevano in maniera diversa dal mainstream, dal, dal sistema di potere, per le persone normali che pensavano cose di buon senso e che per questo sono state trattate come se fossero figlie di un dio minore. È un riscatto per la democrazia, è un riscatto per la maggioranza. Vediamo. Abbiamo sentito insieme nel telegiornale prima una notizia di cronaca terribile, quella della giovane Saman, perché oggi in un'intercettazione l'abbiamo sentito il padre ammette di averla uccisa con la complicità dei parenti per tutelare la sua dignità e l'onore della sua famiglia. Questo il problema: è che lei aveva rifiutato un matrimonio combinato, no? giusto per ricordarlo. Lei chiede che, se è accertata la colpevolezza, ci siano delle prove esemplari. Questo è un modello di convivenza nel nostro paese, che noi obiettivamente non possiamo accettare. Ma è possibile riuscire a colmare questo abisso culturale? Beh, ci dobbiamo riuscire. A colmare questo abisso culturale in qualche modo, però per riuscirci dobbiamo anche denunciare quello che accade. Perché vede, io ho seguito tutta la vicenda di Saman e ogni volta che mi approccio, anche no, durante il servizio del TG a questa vicenda da madre, ancora prima che tutto Perché? il resto, io davvero non riesco, cioè mm. non riesco ad arrivarci, non riesco ad arrivare a un padre che dice il mio onore. Rispetto alla vita di tua figlia, il tuo onore. Ma poi è onore uccidere un figlio? Cioè, vuol dire proprio. Però noi dobbiamo, cioè, dobbiamo accendere i riflettori. Esatto, dobbiamo accendere i riflettori. La nostra responsabilità è stata nel fatto, non nostra, nostra, ma nostra di questa nazione, di fare finta che questi problemi non esistessero perché impattavano con un certo. Con un certo approccio ideologico, no? ci sono cose delle quali non si riesce a parlare. Guardi, in questi giorni, mentre noi facciamo questa campagna elettorale in Iran, ci sono donne in rivolta che si tagliano i, i capelli, capelli sì. e si tolgono il velo per protestare contro la morte di questa ragazza curda, Mashamini, che, eh, che, che è morta di percosse in carcere perché indossava male Ma... il velo. E non ne parla nessuno. Purtroppo sta facendo E le femministe, tempo... tutte quelle che ci vengono a spiegare la Meloni non è abbastanza donna per difendere i diritti delle donne, a una parte delle femministe, non dicono una parola. Perché comunque anche i diritti delle donne, quando si parla di immigrazione, sono un po' secondari. Purtroppo il tempo a disposizione è finito. Lei aveva detto da noi che l'idea di andare al governo le faceva tremare i polsi? Tremano ancora? Sono troppo responsabile per non capire la portata di quello che potrebbe significare ricoprire quell'incarico. Allora, tra poco il silenzio per riflettere, domenica si aprono le urne, votate perché chi non vota fa decidere gli altri. Buon voto a tutti, grazie per essere stata con grazie noi. A grazie a voi. direttore, grazie ci vediamo a voi. lunedì a cose fatte.